a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video haul AliExpress. Allora, comincio con il farvi vedere alcune cosine che ho preso da un venditore che si chiama Nicole Diary. Questo venditore ha anche un suo sito al di fuori di AliExpress. E se lo trovo vi metto il link. Allora, ho preso questi water decal con gli smile sono così simpatici, costavano poco e ho voluto fare questa pazzia. Non credo mai che nessuna delle mie persone se li metterà. Comunque, vediamo. Poi ho preso tutte queste decorazioni. Queste sono striscette in particolare, non so se si riesce, al di là del disegno, sono tutti tagliati e sono tutte striscette sottili, sapete, per fare quelle decorazioni con che viene la riga in mezzo oppure viene la riga così orizzontale. Insomma, volevo provare e poi vedremo cosa succede. Poi ho preso un po' di water decal che comunque sono molto comodi. Se volete ve lo passo un po' più piano per leggere i codici. E poi questi che già ho utilizzato, che sarebbero questi qua. Si usano bene, si stendono bene, si lavorano bene. Insomma, è già un paio di settimane che ce l'ho, quindi direi che si può fare. Poi ho preso queste altre cosette qua, che sono sempre sticker, ma sono veramente sottilissimissimissimi e sono olografici. E con questi ci si può sbizzarrire alquanto. Poi di tutte queste cose vi metto i link sotto, perché questo, per esempio, mi sembra che è tutto il pacchettino completo, così, con tutti questi, con tutte quante. Poi ho preso dei foil sempre in stile olografico con dei vari disegni, chiaramente su un'unghia verrà un pezzo di disegno, non potrà venire tutta la. Questo è uno e questo è l'altro, praticamente quasi quasi uguale. Carini. Devo rimettermi a giocherellare un po' con i foil, perché i foil, come gli stamping, sono di quelle cose che non so voi, ma io ci sono impazzita abbastanza per capire come farli funzionare e per capire che alla fine ci serve una combinazione tra prodotto, tra dispersione di quel prodotto e come è fatto il foil. Insomma, sembrava tutta una cavolata, ma alla fine io ci sono impazzita abbastanza. Poi, sempre in tema di foil, anche qui veniva tutto un pacchetto con tutte queste striscette di foil, che veramente li trovo bellissimi. Questi sono dei cuori. Insomma, ci sono un sacco di disegni. Ora non mi sto qui tanto a soffermare, se no stiamo fino a domani. Per dire, c'è il merletto. Sempre tutti con questa cosa olografica. Ne ho presi due pacchetti, praticamente. Ci sono dei colori, dei disegni diversi. Poi, che altro ho preso? Queste sono va bene, delle scagliette. Non so se si riesce. Vediamo un po' se riesco ad aprire. Sì. Queste
Queste sono delle scagliettine da mettere sotto vetro perché sono abbastanza dure, quindi non si può mettere solo sopra il sigillante, altrimenti si sentono. Queste vanno proprio sotto gel. E poi ho preso questi due pennelli per fare i fiori, con i quali vi ho fatto vedere già dei fiori, delle nail art semplicissime da fare, che aiutano tantissimo per le ciompe, anche per me che sono un po' ciompa nel disegnare, e questi fantastici. Altro acquisto è questa piastrina di stamping. Uno, quante protezioni c'ha? Una. Ecco, allora questa piastrina, che la trovo fantastica perché è tutto puntinato, praticamente i disegni vanno a sfumare, non so se si riesce a percepire, è proprio carina. Questa la devo assolutamente provare, è una novità. E poi ho preso questo piattino, diciamo, questa stupidaggine qua. Poi ho preso degli smaltini semipermanente, guardate come vengono impacchettati con questo coso di plastica, di gomma piuma, e vengono tutti uno per uno qua dentro. Questi sono quelli minuscoli, ma non sono proprio praticissimi perché appunto con il pennellino così piccolo tenerlo in mano è poco pratico. Però, siccome sono quelli glitterati, diciamo che si usano un po' di meno rispetto agli altri colori. Io ci faccio giusto le sfumature, queste robe qua. Quindi, anche se il pennello è piccolo, mi va bene. Allora, ve li faccio vedere un po' così al volo e ve li metto qui con il numero R01. Questo è R03. R05. Oh, bello questo. Viola molto scuro, tutti glitterati, sono proprio pieni 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 di glitter e non sono a base trasparente. Questo è un nero con glitter molto nero o verde, non so, dovrei stenderlo. R10, questo è un rosso fragola, poi abbiamo R11, ah, questo è bello, rosso natalizio, questo fa subito Natale. E R12 è l'argento di prima. Poi ho preso delle cose per i capelli. Questi, per esempio, sono più che altro ho preso dei bigodini, perché appunto un'altra mia passione è i capelli, e quindi ho preso questi bigodini, che sono quelli morbidi, ci si potrebbe andare anche a dormire. Devo ancora provarli e sull'altro mio canale, se riesco a combinare qualcosa, a capire come funzionano, farò qualche recensione. Poi ho preso quest'altro tipo qua, sono fatti così a trucciolo, diciamo, praticamente si mette la ciocca intorno e poi si chiude. Questa parte di velcro aiuta a tenere i capelli fermi. Devo fare un po' di prove. Vi lascio il link del mio secondo canale, che è ancora molto piccolino piccolino e
deve crescere, certo, sta anche a me farlo crescere, se non carico video non crescerà mai. Comunque, e questi qua sono delle specie di pinze che servono in teoria per dare volume alla radice, del capello, ma io le voglio usare su tutta la lunghezza del capello, non solo la radice, per appunto creare quell'effetto, vedi, poi si possono incastrare insieme e quindi puoi mettere tutta la lunghezza del capello, non solo alla radice. Questi li trovo una cosa abbastanza interessante. E comunque vi lascio il link anche di questo, perché poi sul sito si riesce a capire meglio con le fotografie di cosa sto parlando. E niente, questo era l'ultimo ordine che ho fatto su AliExpress. Mi devono arrivare ancora altre cosine, ma insomma, vabbè, si sa, AliExpress funziona così. Grazie per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!